Allora, un festoso e spumeggiante, ciao a tutti quanti. Comunicazione di servizio. Avete notato che ho allentato un po' con i video, perché la mia macchinetta fotografica, che è quella con cui ho sempre fatto i video, è ufficialmente morta, nel senso non si accende. Pensavo fosse un problema di batteria, invece non si accende proprio. Quindi in questo momento sono con una macchina di mio marito, con la macchina di mio marito in prestito, ma non è una storia che può durare molto, quindi sinceramente no, non lo so come fare, ecco, col telefonino, è un telefonino proprio giocattolo, quindi non vengono bene, quindi quindi se non vedete molti video è questo il motivo, perché non ho più come fare i video. Oggi pomeriggio ho girato un video, soltanto che è saltata l'ultima parte, quindi lo rifarò domani. Stasera, perché ho bisogno di qualcosa che non ho ora, ho deciso di farne un altro e non caricarlo, perché veramente non carico i video da più di una settimana, credo. Allora, questo è un video haul. Da questo video haul, ragazzi, se mi vedete un po' spento, un po' scazzata, è perché sono veramente scazzata, perché mi si è scassata la macchina fotografica e... cioè non ho alternativa a questa cosa, quindi vedremo. Allora, in questo video haul io ho eliminato, tra virgolette, gli smalti Kiko, che li hanno portati a 2,50 €. Gli smalti Kiko e dei vestiti. Allora, perché sugli smalti voglio fare proprio un video a parte, idem sui vestiti, quindi... E poi perché sono arrivate delle lamentele, per cui alcune cose piacciono, alcune cose non piacciono, e quindi... Mi scoccia pure a me sentire lamentare, vi devo dire la verità, mi scoccia, quindi andiamo così. La prima cosa che vi faccio vedere, l'ho comprata da Sephora, che è questo pigmento, che è l'N04, l'ho comprato da Sephora in via Roma, però ci sono due Sephora, questo l'ho trovato in via Roma, questo è l'N04, io sinceramente non capisco se si legge Nacre o Nacres, Shimmer, scritto Nacres, Shimmer, è color oro. Allora, stavolta io sono stata molto 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 previdente, me lo sono messa nella mano. Io spero che magari da qua sotto riesca a vedere, perché ho le luci sparate. E quindi questo è quello con la base. Io, ragazze, non ho cognizione se si vede o no, eh. Questo è quello con la base e questo è quello effetto bagnato. Siccome ho i miei dubbi che non si veda, credevo di fare le foto e le metto su Facebook. Quindi ho preso questo pigmento e costava sui 6 €, l'ho pagato con lo sconto del 15, non perché fosse scontato del 15, ma perché avevo un tagliandino io del 15%. Sempre da Sephora mi sono lasciata convincere a comprare uno smalto. Avevo sentito parlare bene degli smalti Sephora, certo non eccellenti, però avevo sentito parlare bene. Sinceramente la cosa che mi aveva fatto desistere dal comprare finora è il prezzo. Lo trovo esagerato, sinceramente, però mi sono lasciata convincere, ho preso questo, che per capirci è questo che indosso. Questo è il numero L11 Samba in Rio, che è molto bello, oggettivamente era il colore che volevo io, forse ancora più rosso, comunque mi piace da impazzire, è proprio bello questo colore qui. Però non vi devo dire la verità, mi aspettavo molto di più per quello che avevo sentito dire io. La parte bella di questi smalti è che hanno il pennellone, e a me quando vedo che hanno il pennellone già mi piacciono. Però non mi piacciono moltissimo la stesura, diciamo che mi ricordano i primi smalti Kiko, ecco, che non mi facevano impazzire. Poi, questo è un regalo, ve l'ho fatto vedere in un video, questi sono i prodotti sotto 10 €. Questo è un pennello Zoeva che mi ha regalato Monica, la mia amica Monica. Questo è un pennello da sfumatura, siccome mi aveva sentito dire che volevo prenderne un altro, cioè l'altra volta parlando con lei, cioè pure sai, me ne vorrei prendere un altro, così uno lo uso per il correttore, uno lo uso per sfumare. Me lo ha regalato lei, questo è il Crease 228, il pennello da sfumatura della Zoeva. Brava Monica, grazie Monica. Sempre in vena di pennelli, vi ho messo la foto su Facebook, c'è chi ha detto sono buoni, non sono buoni, sono buoni, non sono buoni. Io non avevo pennelli Elf, Essence, ne ho comprato uno l'altro giorno, che è questo qui, che mi ricorda moltissimo i pennelli della Sephora, se vi devo dire la verità. È molto carino questo qua, ragazzi, sono i gatti in calore, non ce la faccio più.
Ancora non l'ho usato perché aspettavo di fare video haul. Mi hanno detto che si staccano i pelocchi. Io, a dirvi la verità, quando l'ho letto, ho fatto la prova. Sì, qualcuno si stacca. Ma anche quelli in make up, se non gli tocca così continuamente si staccano. Ergo, ma poi per quello che è costato, vi dico la verità, va bene così, non mi lamento. Sempre Essence, è uscita la collezione nuova. Allora, questo qua, questo pennello qui, deduco che sia nuovo dall'adesivo new che ha messo sopra. Sempre dalla nuova collezione, che mi è piaciuto. Vi devo dire, se è lavorato bene, se ci si insiste, fa il suo lavoro, altrimenti patate e cipolle. Sì, vabbè, me lo sto mettendo nella mano come se si vedesse, non si vede. È questo è Glam Liner, Liquid Eyeliner. Questo è il numero 3 Stage Diva. Stage Diva, non Diva. È tipo un color champagne, tutto quanto bello sbrilluccicoso, brillantinoso. Per fare il punto luce all'angolo dell'occhio è fantastico. Testato sabato sera e mi è pure durato. Tutto sommato è pure durato. Questo non me lo ricordo neanche, questo sinceramente. Sempre Essence, e sono andata contro quello che pensavo, però l'ho visto e ho detto, vabbè, io me lo compro lo stesso. Nonostante non mi piacciono gli ombretti Essence, io mi è piaciuto, lo compro. Vi devo dire che l'ho usato una volta, ma tutto sommato. Che è questo ombretto qua. Questo è il numero 40, Move It, Move It. No, allora è scritto Mauve, Move, Move It, Move It. Che è color malva, quindi parliamo. Allora, vi spiego perché ho comprato questo colore. Intanto, secondo me con l'abbronzatura sta una meraviglia. Io ho comprato un color sphere della Kiko, che è doppio, ogni tanto c'è ogni tanto. Io lo uso continuamente, che è un due toni anche più chiaro di questo. Infatti, quando ho usato questo qui, ho usato quello Kiko per sfumare. Mi piace da impazzire. Secondo me mi sta pure bene, vi devo dire la verità, io sono molto critica con me stessa. Però questo mi piaceva tanto e questo è costato 1,99 euro, mi pare 2 euro. Mi pare che sia costato sui 2 euro. Vi devo dire che con la base, se però, ecco, non messo con il pennello, messo con la spugnettina. Io avevo quelli dei color sphere di Kiko, quelli con la parte rotonda in alto e la parte più sotto. Ne avevo due chiusi ancora perché non li avevo usati. Ho detto, aspetta, lo provo a prendere con quello là. E sono riuscita a metterlo. Quindi vi devo dire che poi tutto sommato non è malaccio. Certo, non è chissà che cosa. Però ce l'abbiamo fatta, questo mi piace tanto, mi piace impazzire questo colore. E poi è opaco, è opaco questo qua, non ha brillantini, cose, a me piacciono quelli opachi. Devo dire, mi piacciono molto più quelli opachi. Giusto per essere coerente col fatto che mi piacciono le cose opache, vi faccio vedere due matitoni pieni di brillantini. Queste sono della Debbie. Io i miei dubbi siano originali. Li ho comprati a negozio all'euro. Tra l'altro c'erano tantissimi colori, io ho preso queste due per provarle. Non sono malaccio, però vi devo dire che me ne incuriosiva un altro, che è un verdogno. Allora, questa è arancione, con i brillantini dorati. Tra l'altro, ragazzi, struccata. Ma proprio, cioè, io mi sono struccata e ci ho perso tempo perché avevo questi brillantini ovunque. Me li sono ritrovata l'indomani pomeriggio, mi sono guardata, cioè, quindi mi sono struccata la sera, rilavata l'indomani mattina. Di pomeriggio vado per rilavarmi il viso per truccarmi, io ancora ho brillantini in faccia. E credetemi che io all'acqua non ci sparo, nel senso mi lavo anche troppo forse. Allora, veramente uno dice una batte il proprio pH, ecco. Questo è Paillette, questo è Megamind Paillette della Rebbie numero 5, che è arancione. E va bene pure per il viso e per le labbra, però io ne ho messo un pochettino qua giusto per dare un po' di arancione. E questo qua invece è il Mega Eye Pencil numero 6, che è color champagne. Niente di particolare, vi devo dire, l'ho comprato al negozio dell'euro, 1 euro l'uno, andavano molto più che bene. Devo provare quella color verdone che mi piaceva molto. Ma mi sono persuasa a comprare queste due. No, le cose mie. Ultima cosa che vi faccio vedere, chiamala ultima. È una matita che ho preso oggi pomeriggio da Kiko da mettere all'interno dell'occhio. E ho deciso se prendere questa o quella blu. Alla fine ho preso questa qua, che è Precision Eye Pencil, no, ecco, 304, che è verde. Provo a mettermela sulla mano, forse questa qua che è scura si vede un poco.
Che sto verde qua. Questa va pure all'interno dell'occhio, non va soltanto fuori. L'ho presa per questo motivo, perché questo verde teoricamente dovrebbe fare risaltare gli occhi castani. E poi era per non mettere la solita matita nera, perché ora mettere il nero mi sembra di appesantire il viso, mi sembra appesantire lo sguardo, quindi vorrei evitare di mettere il nero. Comunque, di questa qua vi farò sapere, magari ci faccio pure qualche tutorial, se magari trovo una fotocamera con cui fare riprendermi, perché se ora io vi saluto non lo so quando ci rivediamo, perché volevo comprarmi io la videocamera, quella digitale, quella proprio la buona, però non so, moltissimi soldi, vi devo dire la verità. Ci ho messo un gruzzoletto da parte, me lo sono messa, però non ho moltissimi soldi. Pensate al mercato dell'usato, però c'è chi me lo sconsiglia, quindi non lo so, vediamo, vediamo. Eventualmente chiedo di nuovi prestiti con il mio marito.